Ed eccoci dopo la seconda partita della seconda giornata dell'Udeh Cup 2019, in un incontro che vedeva affrontarsi la formazione dell'Emilia Romagna e del Piemonte. Vede vincere i primi con un punteggio di 79 a 61. Siamo in compagnia del numero 15 della formazione del Piemonte, Bruno Minasi, ciao. Ciao a tutti. Allora Bruno, al di là della partita, cioè del punteggio, com'è andata questa partita? Come l'avete vissuta? Allora, abbiamo subito molto i contropiedi. Abbiamo sbagliato alcune azioni in attacco dove scegliere, come posso dire, scelte d'attacco e difensive, che lasciavamo sempre un uomo libero, e questo. Ok, se tu dovessi individuare una componente della vostra squadra che vi ha penalizzato poi in quello che è stato il risultato. Un ragazzo. No, un aspetto del gioco. Secondo te? Non so. Non sapresti? No. E invece un punto di forza della squadra avversaria? Qual è stata? La fisicità. La fisicità. Sì, sono molto grossi. Quindi avete subito da questo punto di vista. Ok. Vedo che te nel personale hai fatto 23 punti, tutto sommato non sono pochini, con una percentuale di realizzazione che si aggira intorno al 64% da 2, anche se 11 su 17, 11 tiri, 11 canestri fatti su 17 tiri, una percentuale un po' più bassina, 1 su 4 ai tiri liberi. Pensi di aver giocato bene? Potevi fare di più? Sì, potevo fare di più. Ok. Perché ho sbagliato molte scelte di passaggi. E in attacco, in generale. Ok. Quindi non attaccavo gli spazi liberi. Non sei troppo soddisfatto della prestazione? No. Va bene. E se tu dovessi individuare un aspetto del tuo gioco che vorresti migliorare nel futuro, quale sarebbe? La mano sinistra, che non riesco a palleggiare molto. Ok, io non ho altre domande da farti, se hai qualcuno da salutare o qualcosa da dire. Volevo salutare il mio coach che mi ha aiutato tanto quest'anno a migliorare e la mia famiglia. Ok, io ti ringrazio per essere qui con noi, in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie. E noi ci vediamo alla prossima, ciao. Siamo in compagnia di Lorenzo Giustina, numero 7 della formazione del Piemonte. Salve a tutti. Lorenzo, com'è andata questa partita al di là del punteggio? Ma un po' maluccio, abbiamo sbagliato tanto in difesa e abbiamo subito anche molto la fisicità degli altri. Ok, se tu dovessi dire quello che è stata la cosa peggiore della vostra formazione, un aspetto della difesa, ti è mancata? Sì, tanto. E invece un punto di forza degli avversari? Fisicità. Fisicità. Vedo che te personalmente hai realizzato 4 punti con un 2 su 5 da 2, un 0 su 2 ai tiri liberi e un 0 su 1 ai tiri da 3. Cosa è successo? Questa partita hai sentito troppo lo stress? Non è stata una grandissima prestazione? No. Boh, non saprei dirti, ho giocato un po' male. No? Senti un po' la tensione? Sì, un po'. Pensi che possa... La prossima partita andrà meglio, speriamo, la mettiamo tutta. Se tu dovessi dirmi una cosa che ti piacerebbe nel tuo modo di gioco, nel tuo gioco, migliorare nel prossimo futuro, qual è? Migliorare il tiro. Il tiro un po'. Ok. E io non ho altre domande per te, a meno che tu non voglia dire qualcosa, salutare qualcuno. Saluto la mia famiglia e basta. Ok. Quindi ti ringrazio per essere qui con noi, bocca al lupo per le prossime partite. Grazie. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Siamo in compagnia di Riccardo Piazzi, numero 6 della formazione dell'Emilia Romagna. Ciao. Ciao. Allora, com'è stata questa partita, al di là di quello che è poi il punteggio? Una passeggiata difficile? Non è stata una passeggiata, però siamo partiti dagli ultimi due quarti positivi della sfida contro Lombardia. Abbiamo continuato, abbiamo fatto dei passi avanti, quindi siamo soddisfatti. Ok, se tu dovessi individuare un aspetto tecnico che vi ha avvantaggiato rispetto ai vostri avversari, quale sarebbe? Probabilmente la miglior prontezza, perché noi avendo giocato ieri non avevamo l'ansia da prestazione e poi sicuramente la fisicità ci ha aiutato. Ok, e invece cos'è che ha penalizzato i vostri avversari? Cosa gli è mancato per dargli quel qualcosa in più? Secondo me hanno fatto poco canestro da fuori e dentro noi avendo una buona fisicità tenevamo abbastanza, quindi forse non sono riusciti ad esprimersi al loro meglio. Vedo nel tuo personale hai realizzato 7 punti con una percentuale tutto sommato medio bassa, diciamo un 2 su 6 da 2, comunque un 3 su 4 dal tiro libero,
però ci sono diverse palle recuperate, 7 palle recuperate, un totale di 5 rimbalzi presi. Come ti senti? Come pensi di avere... Sei soddisfatto della tua prestazione? Devi far meglio? A livello difensivo sono soddisfatto, anche perché io parto sempre dalla difesa e quindi io mi carico, se difendo bene dopo riesco a giocare meglio anche in attacco. Oggi non è entrato tutto, però tutto sommato sono soddisfatto. Ok, se tu dovessi decidere qualcosa del tuo gioco che miglioreresti nel prossimo futuro, cosa sarebbe? Probabilmente la mano debole. Io sono mancino, vorrei migliorare l'uso della mano destra. Ok. Io non ho altre domande da farti, a meno che tu non abbia qualcuno da salutare o qualcosa da dire. Vorrei salutare la mia famiglia, i miei genitori sono qua, soprattutto mia nonna. Ok. Allora ti ringrazio per essere qui con noi, ti auguro in bocca al lupo per la prossima partita. Grazie, credi. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Siamo in compagnia di Daniel Pilicu, numero 10 della formazione dell'Emilia Romagna. Ciao. Com'è stata sta partita al di là del punteggio? Diciamo che abbiamo messo molta pressione in difesa, abbiamo giocato bene soprattutto in difesa. Magari potevamo fare anche meno palle perse, però complessivamente è andata abbastanza bene. Ok, secondo te cos'è che vi ha dato qualcosa in più rispetto ai vostri avversari? Soprattutto la fisicità, ma anche che abbiamo fatto molti contropiedi e correvamo molto di più. E loro invece da cosa sono stati penalizzati secondo te? Cosa ne è mancato? Secondo me avevano troppa fretta nel gioco, provavano ad andare troppo avanti e troppo veloce. E quindi forzavano magari anche qualche tiro di troppo. Ok. E vedo nel tuo personale, te sei realizzato 11 punti, non una grandissima percentuale di realizzazione, un 3 su 11 da 2, un 3 su 3 da 3, tutto sommato normale, e un 2 su 4 al tiri liberi. Come ti senti di aver giocato? Potevi dare di più? Ti senti comunque soddisfatto? Mi sento soddisfatto ovviamente, però potevo dare molto di più, per esempio magari coinvolgere molto di più i compagni. Far muovere un po' di più la palla. E dimmi un po', se tu dovessi individuare qualcosa del tuo gioco che vorresti migliorare nel prossimo futuro, cosa sarebbe? Allora, la difesa innanzitutto, perché di solito mi faccio battere molto spesso. E poi anche appunto coinvolgere i compagni e passarlo un po' di più. Ok. E farmelo dire. Va bene. Io non ho altre domande, se vuoi salutare qualcuno al momento. Saluto i miei allenatori e i miei compagni di squadra a Bologna e la mia famiglia. Ok. Allora ti ringrazio per essere qui con noi, bocca al lupo per la prossima partita e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.